Ultima? Oh! Bello. Niente. Ci chiudono la porta e oggi stiamo facendo chiasso. Oddio. O fa troppo caldo, se no. Non è un mio problema. No, scherzo. Cioè, scherzo, scherzo. Io adesso urlo? Franci? Urlo? Franci? Ma è acceso la... L'aria condizionata. Cioè, è acceso? Perché fa caldo. Possiamo evitare queste... No, file, no, ma... Ma tu rimani con noi, vero? No, 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 parlerai tu per tanto tempo, no. E sarà bellissimo. Poveri, sì. Voi, cioè, perché? No, io sono contentissima. No, non vediamo l'ora di ascoltare la tua storia. Sì. No, Io soprattutto. Sì? Sì. No, sento un po' preso in giro. No, perché tu... Vabbè. No, il rumore. Oh, mi raccomando, oggi... Che ci fai ascoltare? Perché ascoltavamo che suonava. Ma la penna è un mo' di plettro? Cos'è il famoso qui ora che dicevi prima? La penna è il plettro. Il famoso qui ora che dicevi prima. Beh, c'era il momento. Quindi, quali sono le... Come dice Giulia, in cui si favola, qui ora, qui si favola. Qui c'è sempre. Poi, qui c'è sempre. Mi segui? Guarda, perché? È un qui che è anche un olio. Perché come non mi segui? Che succede? Chi è? Perché non si sente quello che dico? Il braccio è troppo. Ah, metti questo sotto. Ah, va bene. Nascondiamo insieme che si vede che l'auricolare c'ha il filo. Chissà da dove arriva questo auricolare senza filo. Yeah! Yeah. Di parole. C'è gente che fa canzoni solo così. Nel senso che è un, io? È un luogo, no, non canto perché mi faccio pagare. Non è un Kairos. Non era uno Spanglish, era proprio un Awanglish. Si fa nel senso che si legge. Comunque io vorrei creare una comunità online dove loro si possono. Io lo dico che ci dobbiamo mettere un banchetto prima di iniziare qua. Perché con i panini, con un po' di bicchierino di vino. E poi vola perché dovrebbe volare con la fantasia, l'immaginazione. Possiamo farlo a posteriori. Cosa che i bambini stanno perdendo. E lo stesso tempo qui. Però prima sì. Qui sì, quindi si sta qui. Rimaniamo di un quarto d'ora. Si entra nel tempo. No, poi è troppo tardi. La prossima volta ci borgai, faccio le panine, le porto. Poi i salamini. Perché i panini non sono... Poi i paninetti, così si parla tanto di anziani. No, i paninetti col salame. Quindi ho pensato che nell'epoca moderna tra due settimane di poter avere uno spazio online, perché comunque, cioè, dovunque, chiunque, comunque possono interagire. Ah, vieni la prossima volta? No, però, passi per, passi per portarci il... Vi corrompo con la pompanella, ve la porto. Trasporta le emozioni, è il vibrato della voce che porta le emozioni. Ci ho studiato un pochettino. Ci possiamo accomodare? Sì. Ok. Benissimo. Va bene? Sì. Okay, grazie. Ah, sì, ma sì, sì, oggi... Buonasera, 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 benvenuti a Consigli per gli Acquisti Show e ditela la verità, ditela, vi siamo mancati settimana scorsa, Una settimana di pausa, non vedevamo l'ora di tornare, siamo qui pronti a regalarvi una puntata ridotta, ve lo dico subito, termineremo una mezz'oretta prima, per cui staremo un'oretta in compagnia di grandi ospiti e dunque dovendo ridurre il tempo abbiamo puntato sulla qualità e parleremo di viaggi, parleremo di favole e soprattutto sorrideremo tanto perché c'è un ospite in scaletta che non avete visto perché non è qui in studio ma in collegamento e tra poco vi dico chi è perché caro Danilo in regia Consigli per gli Acquisti Show può cominciare.
eccoci pronti, anzi prontissimi, a presentarvi gli ospiti di questa puntata, dicevamo puntata ridotta, quindi sono giusto intorno a me, ma c'è la famiglia. Allora parto con il salutare la nostra famiglia di Consigli per gli Acquisti Show. Sì, c'è anche lei, Auri Dibi. Buonasera, buon martedì a tutti. Buonasera, buonasera. Oh, come ci si sente ad essere famiglia? Bene, che bello. È bello? Da morire. L'avevi considerato? Sì, ma in sì, famiglia, sì, sì. Vero? Proprio, tu sei proprio come la mamma. Appunto. Ecco. No, però. Ti sto qui, ferma, non è che zitta. Potresti essere mia figlia, eh. No, non diciamole queste no, proprio cose. Come elemento familiare. No, no, come elemento familiare. Vabbè. Tu sei la mamma, quella che se dice fermati, t'ha da fermare. Vabbè, sì, sì, vabbè, ci sto, mi piace, mi piace, mi piace. Ma oggi l'ho anticipato, l'ho anticipato. Parleremo di due argomenti, devo dire, meravigliosi, viaggi e favole. Partiamo dai viaggi e allora diamo il benvenuto a Massimiliano Perrella. Buonasera. Massimiliano, che bello sarà raccontare la follia che hai fatto e quanto sono curiosa di sentirti raccontare un po' avventure di viaggio. Ve la dico subito, quest'uomo ha fatto quello che ciascuno di noi vorrebbe fare. Ragazzo, cosa? Dai, diciamo ve lo ragazzo. Dico tra poco. Diciamo ragazzo, dai. Questo ragazzo. Non posso chiamare grazie, uomo? Mi sento un po' ti più... Senti, ti lo so, lo fanno. Non calcoliamo i dati. Questo ragazzo, vero, ha fatto quello che tutti noi vorremmo fare. Non ve lo dico adesso cosa. Ve lo dico dopo, ve lo dico dopo. E salutiamo invece docente, fondatrice di Qui si favola, Giulia Di Giampaolo. Buonasera. Oh, e Qui si favola è un progetto meraviglioso del quale parleremo, che è legato a un evento che sta creando grandi aspettative, dal quale parleremo. Si lascia tutto in sospeso, questo è soltanto un giro, come dire, di presentazione. Dunque dopo salutare anche il nostro Alfredo Scogna. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Oh, la canzoncina per lui, ma scusami, a noi le strimbellate, due secondi, a te te la canti e te la suona. Ma lui è raccomandato, no, ma da se stesso. Mi è stata regalata una stella, quindi... Poi ti aggiorno. Ma che ne posso sapere? Ma io che ma ne posso sapere? Sempre a lavorare in mezzo a quattro mura, che ne so. Ma io? Che ne sai? Parlai dei piatti, parlai di arrosticini, parlai di bicchieri, ma noi parlate stelle, che ne posso sapere? Che ne posso sapere? Intanto come stai, Alfred? Bene, perché che è successo? Ma come che è successo? Guardate il dito, mi si è annerito. Ah. Te l'ho detto che sei la madre. Però sei senza stecca, quindi sì, passi avanti. Sì, sto facendo un, come dire, un percorso di invenzioni, perché per suonare mi sto inventando di tutto. Non ti preoccupare, poi, non ti sgrida. Come dire, tu mi hai detto cerca la positività, io l'ho trovata. Cioè, sempre. Sì. L'hai trovata. Faccio prima a tagliarmi le unghie, così. Ce n'è una in meno. Oddio, oddio, però è anche vero questo, sai, insomma, si risparmia qualche secondino nella occhio, vita. Occhio a mamma, gli devi dire sempre la verità, eh? Siamo una famiglia, non ti inventare le cose strane. Ma adesso, signori, adesso, scusate se faccio la voce un po' impostata, ma stiamo per collegarci, anzi, lo facciamo subito, mi piace questa sera iniziare da lui, un ospite in collegamento. Parliamo di Giovanni Vernia, che lo scorso 26 gennaio è partito con la sua nuova tournée intitolata Capa Fresca, è nel posto giusto. Come sta andando e che spettacolo è? Ce lo dice direttamente lui. Giovanni, buonasera. Ciao ragazzi, ciao, eccoci qua, in collegamento dalla macchina però. Vabbè, sempre in giro, in movimento, sei in tour, ci sta tutto, Giovanni. Sì, sì, sì. Senti, iniziamo con il dire che cos'è Capa Fresca. E Capa Fresca è un modo di dire, Capa Fresca è un modo di dire del sud, perché voi sapete io sono di origini, seppur sono nato a Genova, le mie origini sono per metà pugliese da parte di papà e per metà siciliano da parte di mamma, quindi Capa Fresca è un appellativo che mi aveva dato mio papà già da piccolo, perché capa fresca significa quello che non pensa mai alle cose serie, quello che deve sempre prendere tutto a scherzo, a divertimento, e quindi lui me l'aveva dato, come dire, cioè quando te lo diceva
quando te lo dicono giù, guagliò, tu tieni la capa fresca, che significa tu veramente con te non si riesce mai a stare tranquilli, perché ce n'hai una, ognuna, vedi già il manifesto vuole indicare, ce n'è sempre una che ti frulla nella testa, no? Sì. E quindi il manifesto, ci sono tutti questi oggetti che mi frullano intorno alla testa, perché sono così. Ma Giovanni, ma questa nomea, che ti ha dato tuo papà, questo nomignolo, te lo sei guadagnato sul campo, immagino. Me lo sono guadagnato molto sul campo. Diciamo, lo spettacolo infatti inizia con una cosa che proprio è l'estremo della capa fresca, e vedrete insomma una roba. È uno spettacolo abbastanza folle, come è nel mio stile, ma forse di più, perché ci sono delle cose che sono veramente fuori di test, fuori di capa proprio. Anche se, diciamo, quindi all'inizio racconto questo aneddoto di me piccolo, e ho fatto una cosa che ovviamente non vi posso spoilerare, perché sennò che venite a fare. Però, diciamo, da piccolo ho fatto una cosa che non era da capa fresca, era proprio da prendere a... ammazzate, come diceva mio padre, che era eccessivo, ho fatto storie eccessive, e lì hanno capito che ero nato per dare fastidi alla mia famiglia, e quindi da lì poi dopo è successo tutto. Però nello spettacolo capa fresca ha un diciamo ha un significato un po' più attuale, che non è solo quello che si vuole divertire e basta, ma è un po' l'antidoto, la capa fresca, ai tempi che stiamo vivendo. Cioè, noi adesso abbiamo questa cosa dell'intelligenza artificiale di cui tanto si parla, sì, che però a mio giudizio sta rubando l'immaginazione di noi esseri umani, no? La fantasia. Ci stanno privando anche della fantasia con questa intelligenza artificiale, piuttosto che gli algoritmi decidono loro quello che dobbiamo vedere in televisione, sì, no? Sì, nelle piattaforme. Sì. Decidono, tu hai fatto caso che va la serie spagnola e ti propongono solo cose spagnole, no? Va la serie coreana e sono solo cose spagnole. Quelli sono gli algoritmi che decidono loro. Non è che non è vero che sono viste di più quelle, sono gli algoritmi. Quindi siamo governati un po', ci sentiamo tanto liberi, però abbiamo sempre la testa impegnata in questi social network, no? A guardare cose inutili alla fine, ci bruciamo il cervello. Hai ragione. Ma visto che tu sei un esperto, Giovanni, scusa, e noi cogliamo l'occasione anche per fare un po', come dire, di TV di servizio. Ecco, visto che tu sei un esperto, come la sciampiamo questa testa? Come la svuotiamo, vero? Spegniamo tutto? Che facciamo? No, non devi spegnere tutto, devi trattare tutto con un distacco, che è quello che è il distacco del divertimento, quello della capa fresca. Quindi queste cose ci sono, ma Giovanni Vernia le piglia tutte in giro, capito? E anche le polemiche social. Adesso siamo veramente incattiviti, no? Non sono io che lo dico, insomma, è un argomento un po' di tutti i giorni, con questa cattiveria che viene sfogata così gratuitamente sui social. Ci sono delle conseguenze devastanti, no? E anche questa, con la capa fresca, vedrete che non sarete più così arrabbiati. Ecco, se ogni tanto ci concentriamo sul usare la capa fresca, è un po' quel pizzico di leggerezza che forse abbiamo perso un po' e che ci può aiutare a vivere meglio i tempi che stiamo vivendo, appunto. Chiarissimo, Giovanni, ci fai già venire voglia di svuotarla. La tengo però ancora un po' piena perché voglio ricordarmi anche delle domande che avevo per te. Intanto, toglimi una curiosità, visto che parli di odio, ma tu hai gli haters, non ci credo neanche se lo vedo. Ma non è che ho gli haters, quelli che mi minacciano e cosa, no, non ce li ho. C'ho qualcuno che magari in radio, no, oppure magari non gli piace qualcosa che dico o che faccio, anche sui social, e quindi, diciamo, mi insulta. Ma vedrete nello spettacolo, allora, questa qua ve la posso spoilerare. Dai. Allora, c'è... nello spettacolo, siccome ho delle reminiscenze, no, degli studi che ho fatto, che sapete che purtroppo per la categoria io ho macchiato l'albo perché sono un ingegnere elettronico, no? Quindi ho macchiato l'albo degli ingegneri con questa cosa. E allora nello spettacolo all'inizio ci sarà, per la gente che entra in sala, un QR code, ok? Con questo QR code la gente può interagire con lo spettacolo, cioè col suo telefonino. Tutti gli spettacoli vi dicono dovete tenere il telefonino spento. Sì, giusto, ma all'inizio io vi permetto di tenerlo acceso e di, tramite questo QR code, potrete decidere disturbarmi durante lo spettacolo. Quindi che meraviglia.
E quindi potrete decidere quello che io faccio sull'ospedale, perché spesso alla gente magari non piace, se io voglio cantare una canzone, no, fa con la voce di, capito, Giovanotti, no, sarebbe pazzesco, no, cantare una canzone, no, così, però magari la gente, c'è quello a cui non piace, allora io gli do la possibilità di decidere lui come vuole che la canto, o se vuole che la parlo, ok? E quindi durante lo spettacolo io faccio contenti tutti. Dei, capito? Veri disturbatori, come io qui, Aurora, sì. Capito Aurora? Lì ti puoi sbizzarrire, vai da Giovanni, così. Vado là, mando un messaggio dopo l'altro. Non mi piace, sì, sì, balla, sì. Canta, salta, gioca. Sì, sì, sì. Che c'è di tutto, c'è di tutto. Va bene. C'è di tutto, dentro balla, canta, salta, c'è un momento di ballo col mio corpo di ballo, però diciamo vi farò vedere che sono io, il mio corpo di ballo sono io stesso. non vi posso svelare tutto, perché quello che vi svelo è che c'è questo spettacolo, diciamo, c'è stato, volevo dare al mio pubblico un qualcosa di più rispetto agli altri spettacoli, quindi c'è una videoproiezione 3D che crea delle atmosfere, delle cose, vi fa entrare proprio nella mia capa fresca, che non so se è un bene, però per voi è un po' rischioso, però diciamo è molto colorato, molto... Ma fa corrente nella tua capa fresca, fa corrente, tira aria, come funziona? No, è troppo piena, anzi, la capa fresca è molto piena, è piena di roba, quindi non tira vento, non tira vento. Ma ci si nasce o ci si può diventare capa fresca, Giovanni? No, capa fresca ci si nasce, cioè ci nasci con questa cosa che devi fare lo scemo a tutti i costi, però diciamo affrontare le cose con una determinata leggerezza si può anche addestrarsi a farlo, e non è così sbagliato al giorno d'oggi, ecco, secondo me. Allora mi metto in fila tra quelli che possono imparare, va, perché non lo nacqui, però ho grandi speranze. Magari venendo da te qualche consiglio lo porto a casa. Ma guarda, non so se ti do dei consigli, perché io non sono il comico che dai consigli. Cioè, a me posso dire una cosa semiseria. Io penso che la migliore lezione del comico è la risata, no? Sia la risata. Nel senso, se io ti faccio ridere, allora ho dato il mio messaggio. Se non ti faccio ridere o sorridere, vuol dire che il mio messaggio non sono riuscito a dartelo. Quello è il mio ruolo, quello di farvi divertire, e con la risata è già una morale delle cose, quindi questo è il mio lavoro, non sono quel comico che ti fa lo spiegone, che ti spiega come devi comportarti, oppure che dà lezioni morali, no, secondo me la moralità di un comico è la risata. Sono più che d'accordo, quella è l'unica aspettativa che io credo non tradirai certamente di chi verrà a vederti, ma toglimi una curiosità, perché tu sei una voce radiofonica, sei un volto televisivo, ma il palco, no? Il palco dei tuoi tour, dei tuoi spettacoli, quale parte di te permette di lasciare andare un po' di più? Insomma, come si trasforma Giovanni rispetto a... Il palco è la cosa più divertente per me, perché sto 2 ore a divertirmi, è il mio parco giochi preferito, perché faccio quello che voglio. È chiaro che decido io quello che faccio, che non faccio, quanto tempo lo faccio durare. Quindi, per dirti, l'altra sera lo spettacolo era finito, però la gente non se ne andava, sono uscito dalla tenda e siamo stati ancora un quarto d'ora a divertirci. Cioè, in radio, in televisione, questa cosa non c'è, perché c'hai dei tempi, c'hai una linea editoriale, c'hai una serie di cose da rispettare. Invece al teatro posso essere veramente il vero capa fresca, capito? È un one man show, Giovanni, cioè ci sei tu e il tuo corpo che balla e tu che canti, tu. Sì, ci sono io e faccio tutto io. E anche per questo ti dico il mio parco giochi preferito, perché diciamo rispetto ai miei esordi, no? Di quando sono uscito in televisione con il mio personaggio e siamo noi, no? Tutta questa cosa che la gente ha fortunatamente ha subito amato, però da lì, diciamo, poi negli anni mi è piaciuto cercare di dare un'evoluzione, no, al mio personaggio, non al personaggio Johnny Gru, al mio personaggio Giovanni Vernia. Sì. E quindi nello spettacolo, secondo me, chi viene a teatro deve vedere una novità. E deve vedere cose che non ha visto in televisione, deve vedere, cioè, se uno paga un biglietto, ragazzi, non può vedere le stesse cose che ha sentito in radio o che ha visto in televisione. Poi magari nel bis
se me lo chiedi ti faccio quello che è. Però durante lo spettacolo tu te ne devi andare da lì che dici, caspita, non me lo aspettavo da Giovanni Vernia, no? Quindi quello secondo me è il parco giochi preferito del One Man Show, perché appunto mi piace cantare, me la canto, mi piace ballare, me la ballo, mi piace raccontare molto e quindi la racconto, mi piace fare le voci dei personaggi e le faccio, insomma ci sono tante sfaccettature. Poi One Man Show è una parola che sembra un po' che te la tiri, impegnativa. Diciamo che faccio tutto e mi diverto a far tutto, poi la cosa è, dovete valutare se lo faccio bene o lo faccio male, però lo scopo è divertirsi, ecco, non è che vi faccio la canzone perché dovete vedere quanto sono bravo a cantare, vi faccio la canzone perché la canzone ha lo scopo di farvi divertire. Ma certo, assolutamente. Allora ricordiamo intanto che la tournée è partita, qualche data l'hai già vissuta, poi tra l'altro domani sarai a Massafra, al Teatro Spadaro, poi ci sono... C'è un calendario ricchissimo che sono certa crescerà ancora di più, ma io credo che ti attende una primavera caliente. No, sta andando bene. C'è stato un ottimo riscontro del pubblico, alcune date sono sold out, quindi sono molto contento, quindi va bene così. Quindi Porto Sant'Elpidio è sold out, per cui è vicinissima a noi, è inutile andare se c'è qualcuno che vi rivende il suo biglietto, se no, però... No! C'è... un po' di speranza. Non sono i Coldplay. Vabbè, ma succede. Un po' di speranza Taylor io la devo pur dare. Sì. E poi c'è la data, fammi caldeggiare questa data, Giovanni, che è importante perché ha un tiro di schioppo da noi a Ascoli Piceno il 6 aprile al Teatro Basso. Io mi sono informata, sapete, in geografia io valgo veramente ma proprio pochissimo, però ho delle buone fonti e so che da Nereto sono 30 minuti, per cui è veramente... 30 minuti da Nereto, fantastico! Una passeggiata! Poi comunque le date sono tante, è anche una buona occasione per farvi una passeggiata in giro per l'Italia, sei praticamente ovunque, caro... No, sono come gli uffici postali, sono dappertutto! O le caserme dei carabinieri. Guarda, stanno scorrendo alcune date, ma insomma in rete basterà cercare il tuo nome e si aprirà il fantastico mondo di Capa Fresca. Ormai il mio sito ufficiale su giovannivernia.it è il collettore di tutte le date, quindi sono tutte lì è il più aggiornato. Per salutarci, Giovanni, me la dici un'ultima cosa? Perché tu hai dichiarato, questo è lo spettacolo che non vedevo l'ora di fare. Me lo dici brevemente perché? Perché, come ti dicevo, è proprio folle. E quindi dentro ci sono tutte le cose che ho sempre sognato fare e che finalmente sono riuscito a fare, insomma, anche dal punto di questa cosa dei disturbi, cioè comunque bisogna mettere in piedi una tecnologia che richiede anche un certo, tra virgolette, investimento. E fortunatamente adesso sono riuscito ad arrivare a quel punto là e quindi sono molto felice. In più ho anche sempre sognato di farlo perché c'è una regia che è molto importante. Io sono sempre stato fan di questi di Gian Piero Solari, che è alla regia di questo spettacolo, e Paola Galassi, che è la moglie. Quindi a volte loro hanno fatto la regia separatamente a fior fior di artisti, e questa volta è incredibile, io ce l'ho tutte e due insieme, quindi è veramente un sogno che si realizza. Perciò sono esaltato da questo progetto. E allora non ci resta che darti un grandissimo in bocca al lupo, insieme a un grande abbraccio, ci si vede in giro per l'Italia, e ha già questa cosa del QR code, poterti disturbare, per me vale il biglietto. Per cui non lasciatevi perdere, non perdete l'occasione di seguire Giovanni Vernia in tour. Ciao Giovanni, grazie! Ciao, grazie a voi, ciao! Grazie ancora Giovanni, e adesso torniamo tra poco a parlarvi di favole, viaggi, chi più ne ha più ne metta, consigli per gli acquisti. Lo so che la pubblicità non è bastata a toglierci il sorriso davvero, perché è stato molto esilarante, come d'altronde immaginavamo, l'incontro con Giovanni Vernia, che torniamo a ringraziare, lo incontreremo in tour per tutta Italia. Ma adesso, signori miei, come anticipato, andiamo a parlare di favole. Altro argomento che forse non fa ridere, però fa star bene. E allora ne parliamo perché c'è un evento che
ci racconta la forza di queste favole. Si intitola proprio La forza delle favole, in calendario domani 21 febbraio alle 18.30 nella sala consiliare del Tribunale Ecclesiastico di Pescara. Vi do anche l'indirizzo, che non si sa mai se ci volete andare, come vi consiglio, strada Colle San Donato 56. Di che si tratta? Beh, ce lo facciamo dire dalla docente che ne è parte integrante, Giulia Di Giampaolo. Giulia, eccoci qua. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Grazie dell'invito innanzitutto. E poi ringrazio l'organizzatrice dell'evento, che è Valeria Toppetti, certo, avvocato, che ha una grande sensibilità per quanto riguarda il sociale, non a caso è responsabile di Bone War International, e quindi ci siamo trovate sulla via verso Damasco, diciamo, ci siamo trovate in linea con questo evento, che scaturisce dalla nostra collaborazione, io in quanto fondatrice del podcast Qui si favola, sì, che è un podcast che vuole creare anche una comunità online nel quale i bambini, ma anche gli adulti di riferimento dei bambini e degli adolescenti, possono interagire, devono interagire, parlando delle loro emozioni. Però del podcast parliamo tra un attimo. Stiamo ancora sull'evento, perché sono molto interessata a conoscerne l'obiettivo, cioè dov'è che il mondo delle favole incontra quello del sociale, e soprattutto perché, che cosa accadrà domani? Allora, domani accadrà un evento che è una vera festa, dove il pubblico potrà interagire anche attraverso un piccolo gioco che adesso non voglio spoilerare, e dove si parlerà della forza delle favole in quanto narrazione. Il filo conduttore della nostra vita è la narrazione. Noi abbiamo bisogno tutti i giorni di raccontare e raccontarci per poterci riconoscere e farci conoscere. Quindi ciò che ci differenzia dagli animali è proprio il racconto. E quindi partire da qui, riscoprire le favole, ma soprattutto le fiabe, che hanno un percorso un po' differente. Che differenza c'è? C'è una differenza sostanziale. Le favole hanno un'origine certa, si fanno risalire a Esopo nel VI secolo avanti Cristo, e sono scritte, sono componimenti brevi, semplici, lineari, che hanno una morale, ma non sempre lieto fine. Invece le fiabe hanno una tradizione orale, folcloristica, che risiede quando l'uomo le raccontava intorno al fuoco per sconfiggere le paure degli animali e delle belve feroci. Come fai tu, mamma? Che bello. Non riusciamo. Quindi, a vero? Sì, per sì, questo motivo. Solo che io ti canto e non dormo. La do, chi la do? E non la riporta più, com'è perché? Che fa la ninna nanna? Perché? Ecco perché si è traumatizzata. Ninna nanna, ninna, ecco, questa bimba, chi la do? Io la do la Befana, che se la tiene una settimana. Troppo poco. Questo fa parte Befana. Del folklore. Una settimana, cambia, ma io che respiro c'ho una settimana. Due, tre mesi. Vabbè, e sì, quindi vabbè. Le fiabe risentono dell'influenza del territorio, dell'epoca storica, per cui quando sono state scritte, perché non esistono autori, sì, ma solo sì, scrittori, ci sono delle differenze, quindi ci sono due o tre versioni di Biancaneve, due o tre di Cenerentola, ci hanno distrutto queste favole, lo sappiamo, sì. Però soprattutto importanti. I lieto fine, questi, no, questi principi che arrivano sui cavalli bianchi. Però sono importanti, perché sono importanti. Fanno sì che i bambini nell'ascoltare possano connettere la sfera cognitiva con la sfera emotiva. Certo. E oltretutto certo, sviluppano il linguaggio, e il lessico lo ampliano molto, e in questo periodo c'è una emergenza dell'ampliamento del lessico, in cavoli, quanto c'è un'inversione di tendenza. Perché il vocabolario è sempre più stringato. Ma certo, i bambini adesso scrivono con ma magari sì, però è proprio che non conoscono. Quante parole ci sono? 180.000. Quante parole ci sono nel vocabolario? Un numero. Le usano, e noi i ragazzi ne usano tre. Bro, bro, fra, fra. La cappa, bro, fra, fra, bro. La come diceva la punteggiatura, questa io, sconosciuta. Cioè, proprio, No, ma poi cioè non avere un ricco vocabolario significa non avere neanche la capacità di avere pensiero critico, ma di fare un ragionamento, di esprimersi, di esprimere le proprie emozioni, che è la cosa più importante, più sì, importante. Se non e questo le parole, oltretutto rientra anche tra le iniziative delle linee guida del 2020.
2017 e poi integrate nel 2023 dicembre del cyberbullismo, cioè quella di alfabetizzare a livello emotivo e soprattutto di incanalare verso un'empatia sia cognitiva che affettiva. Quindi io ho grandi ambizioni in questo podcast, cioè sono il colibrì della... adesso ci vuole, della favola del Senegal, no? Che porta la goccia per spegnere l'incendio in un bosco. Io sono quella goccia. Che bellissima metafora, meravigliosa davvero. Ma quindi praticamente lo scopo di un evento, quello che si terrà appunto domani, è quello di educare, cioè fondamentalmente è un richiamo all'educazione, ma volendo anche a quella parte più fantasiosa di noi che abbiamo lasciato veramente molto andare, ma tornando anche alle cose che ci siamo detti con Giovanni Vernia prima. Certo, anzi, sarebbe anche bello e anche auspicabile che gli adulti stessi riconoscano il valore non solo educativo, ma riscoprire il senso del viaggio dell'eroe nelle fiabe, oppure la... i vizi e le virtù che sono incarnate e rappresentate dagli animali antropomorfi nelle favole. Quindi non sarebbe male, cioè, che un adulto riscoprisse quel lato infantile, ma allo stesso tempo con attrezzature e strumenti da adulto. Che bella sfida però, eh? È una bella sfida, lasciatevi coinvolgere, lasciatevi coinvolgere. Poi però nell'incontro ci sarà anche una parte un po' più seriosa, diciamo, perché leggo che c'è la partecipazione di Don Maurizio Buzzelli, certo, che è il presidente del Tribunale Ecclesiastico, ci sarà anche il supporto di una psicologa, perché qua non si scherza, che ovviamente citiamo, Filomena D'Amelio, farà fare anche dei piccoli laboratori, quindi insomma c'è una parte... diciamo ludica, e c'è una parte un pochino più specifica, certo, e che entra proprio nella psiche, certo. La presenza di Buzzelli è una presenza importante. Allora dobbiamo dire questo, che le fiabe più che le favole risentono molto della narrazione delle parabole del Vangelo, anche ecco. Gesù, certo, ci ha insegnato. Poi le parabole sembrano delle piccole storielle, ma in realtà celano molti simboli e molte allegorie, e quindi poi a seconda del grado di maturità e di maturazione anche di età cronologica, uno può capire quello che si evince dalle parabole. Anche quelle, certo, sono pezzi, no? Sono narrazioni che servono a noi miseri mortali per poter fare il nostro cammino, insomma, il nostro percorso. Senti, ma è vero che tu sei vicina alle favole praticamente da sempre? Che sì. Quando eri bambina giocavi con tua nonna, lei faceva l'allieva, tu la maestra, e guarda sì. caso sei naturalmente diventata una maestra, e le raccontavi le favole, sì, lei sì, ti ascoltava. Sì, sì, lei sì. Sei nella famiglia giusta. Che cosa romantica. Sei proprio nella famiglia giusta. No, come sei dissacrante. No, vabbè, io... Non siamo distanti dalle favole. No, qui no, sogniamo, no, noi non siamo distanti. No, siccome tu ci hai cresciuto con le tue di favole. Oggi tu sei la mamma. È così. Cioè, niente, ormai mi ha dato sto ruolo. Però tu mi hai dato tutto. Cioè, mi hai messo un po' di ansia. Mi davi. Ah, perché le mamme mettono ansia. Beh, non c'erano gli edifini. Guarda, Massimiliano, già andate pure, Francesco. Gli edifini non c'era mai. Ma se le favole sono la cosa più rassicurante del e mondo. E la principessa, non rifacendosi il letto. Le streghe. No, tu dicevi, la principessa, sì, non rifacendosi il letto, tutte le sere perse il principe, andò via. E quindi tu mi hai messo l'ansia con queste... Io ho detto questa sì, roba. Sì, mi hai insegnato un po' di cose. Questa manda in galera la gente. Io veramente. Lo straccio, perse tutti i danari. E quindi io crescevo, facevo, oddio, dinga lo straccio, dinga lo letto, se no... Però sei stata molto brava. Vero? Ti ho forgiato bene, benissimo, precisissima. Ma l'educazione passa attraverso il no, meglio di no. Mi chiedeva altre fiabe, altre favole, ma no, evitiamo. Da rispettare. Ma io vedi che no, io sorvolo su questo perché no, veramente ascolto, ma vorrei non sentire. No, invece possibile. Si fanno ascoltare molto bene le favole che racconti. Ma Giulia, tu come le scegli le favole? Qual è la selezione che fai? Allora, la selezione è una selezione che vuole veicolare gli insegnamenti e i valori morali con un linguaggio proprio semplice, adatto ai bambini, chiaramente, e cercando di stimolare il pensiero critico. Quindi, ad esempio, io l'ho aperto da poco, nel caso del podcast, ho iniziato con Pezzettino di Leo Lionni, che...
lo adoro, insomma, come autore, dove si parla dell'identità. Quindi, ed è un linguaggio che è adatto sia all'infanzia, sia per bambini più cresciuti, ma anche per un adulto. Ma fammi capire una cosa, praticamente sono degli audiolibri? Cioè sì. Tu ti limiti a leggere la favola, quindi un genitore la sera può premere play, certo, e andare, certo, serenamente e beatamente altrove. Io oltre a questo mi sono, che la follia è servita su un piatto d'argento, all'inizio mi sono messa su un altro, diciamo, un canale, un'altra piattaforma sì, di Spreaker, dove ho fatto 9 episodi della Bella e la Bestia per iniziare, per vedere, io mi metto in gioco, vediamo che cosa succede. Naturalmente ho dovuto un attimo usare un linguaggio adatto, perché la Bella e la Bestia ha un linguaggio un po' desueto rispetto alle nostre orecchie. Però, bello. E quindi l'ho un po' adattata al linguaggio che siamo abituati oggi e ho messo. E adesso questo. Su quale piattaforma sei? Dove ti si trova? Adesso sto sia su Facebook che su Spreaker, quindi farò un po' e un po'. Okay, però okay, non sono da sola in questa, chi in c'è questa con te? Follia. Allora, c'è innanzitutto una mia carissima amica che mi aiuta dal punto di vista tecnologico, Alessia De Luca, che lei stessa scrive ed è anche una buona penna, insomma, di poesie. E poi c'è Cristian Dolente, che è uno storico dell'arte, esperto di didattica museale, ha collaborato in più di 20 anni che collabora con le scuole, e anche lui scrive delle favole e io le leggerò un pezzo durante l'evento, perché poi mi piacerebbe, cammin facendo, sì, fare anche un filone abruzzese. Oh, questa è bella, questa è bella. Ma ci sono proprio storie, favole, sì, abruzzesi? Sì, c'è un libro che è stato già editato, che si chiama La Martavella. Ah, come no, certo, ce l'ho. Pensate come sto sul, sì, pezzo. E poi sì, ce ne sono altre un po' più datate. Io l'anno scorso ho letto La rupe della zita di Domenico Ciampoli. Ma dimmi una cosa, Giulia, perché stiamo parlando anche di emozioni, ma tu cosa provi quando leggi le favole? Io mi emoziono molto perché contatto la mia bambina interiore, che non è mai morta, sta sempre dentro di me. Quindi le racconti a te stessa, innanzitutto? È una biblioterapia, diciamo, perché aiuta. Vedi, questa è una biblioterapia positiva, invece tu, mi ricordo che una volta mi senti, ma invece di parlare, perché non fai parlare il coach emozionale, che stiamo parlando di emozioni, che tu magari non è che ne sai molto, no? No, ti dico, una volta mi raccontasti della strega wifi, io che vedendo la principessa che stava sempre col cellulare, tolse l'internet in tutto il villaggio, te lo ricordi? No, te lo ricordi? Spudoratamente stai inventando e millantando quando qualcosa, ero neanche la cosa, tanto la strega che poi del wifi. Ti prego, Massimiliano, interviene, di qualcosa di sensato prima di mandare i consigli per gli acquisti. Sì. A questo punto, quale può essere la favola preferita e perché, insomma? Allora, di favole preferite, cioè, ce ne sono tante che mi piacciono. Allora, sicuramente mi piace quella di Cappuccetto Rosso. Oddio! Per un motivo veramente semplice, perché disobbedisce. Sì, ma a me questa storia del lupo cattivo... Oh, ma scusate, ma siamo abruzzesi, sta cosa del lupo cattivo? Dai, un pochino, sì, a me io ce l'ho qua. Dai. Disobbedire è... cioè, quella è una metafora, chiaramente. Disobbedire è necessario, altrimenti noi stiamo sempre nella zona di comfort. Questo è giusto. Quindi disobbedire significa che ti metti in cammino, ti assumi la responsabilità di quello che fai. Allora, fammi dire a tutti i bambini che ci stanno guardando che non è che adesso, perché la maestra vi ha detto così, dovete disobbedire subito. A mamma e papà. Non funziona. Come fa la mamma? Oh, ma una volta che sto a fare la mamma. Perché c'è anche mia figlia che ci segue. Capito, amore della mamma? Non devi, stai rovinando, cara Giulia. Anni e anni di punizioni e premi. Andate in Francia. Però Cappuccetto Rosso aveva 15 anni. Aveva 15 anni. 15 anni, sì. Cappuccetto Rosso aveva 15 anni. Aveva 15 anni nella storia, sì, sì. E andava anni con... Vabbè, bravo. Sì.
quante cose si imparano a Consigli. Quindi per disobbedire bisogna essere pronti, avere gli strumenti per farlo. Allora, voi invece siate obbedienti, restate lì davanti alla TV, un cicinin di Consigli per gli acquisti e poi vi raccontiamo una storia. Mamma mia, dalle favole ai sogni. Non la racconti tu. Dai, zii, state lì. Facendo vedrai che non sei più da solo, strada facendo troverai un gancio in mezzo al cielo e sentirai la strada far battere il tuo cuore, vedrai più amore, vedrai. Va con il tempo ed è vera soltanto a metà, la puoi vivere tutta in un solo momento, è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare dopo un poco lascia andare, nulla puoi ritrovare in nessuna città, perché vera soltanto a metà. Nonostante tu sia la mia rondine andata via, se il mio volo a metà, se il mio passo nel vuoto, dove sei, dove sei? Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Scogna, che bello, un omaggio ai nostri ospiti, un rigurgito sanremese, c'era un po' tutto. Vabbè, voglio spiegarti il rigurgito sanremese, sono le uniche, uniche due canzoni che mi sono piaciute. Ma sono due cover, Mango e Toto Cutugno. Sì, perché secondo me Angelina ha vinto per il papà. Questa cosa non la dici assolutamente. No, per questa canzone, non per il papà. Allora, però l'ha interpretata che è una meraviglia. Allora, io sono una manghiana, se dice così, non lo so, ma Mango lo amavo profondamente anche come uomo, l'ho intervistato tante volte. Divino, ma non so, non voglio parlarne adesso. Però devo dire, ha fatto secondo me un omaggio alla figlia stupendo. Stupendo. Forse mi è piaciuta quella versione. Secondo me lei ha vinto per quella versione. Okay. Non è che ha vinto perché la figlia come di. Boomer. Oddio, a pensare male. L'ultima cosa, ci tenevo a dire, io ti stavo per Diodato. Certo. Per tante ragioni. Certo, tuo figlio suona con Diodato, grazie. Quindi, non c'è interesse, no, per carità. Lui non vuole, ma io lo dico, l'ho detto. Ho detto una produzione Molise. Va bene, Alfredo Scogna, però hai fatto un bellissimo omaggio alle favole di Giulia e ai viaggi di Massimiliano, dal quale vado, anzi corro. Perché? Perché quest'uomo ha fatto quello che ciascuno di noi vorrebbe fare, in tanti. Però non dico tutti, perché qualcuno magari potrebbe dire io no, ma chi? Ma chi? Sapete che ha fatto? Ha mollato tutto. Dai, che d'alzi la mano, Aurora. Lui ha mollato tutto, lavoro compreso, ha preso, se n'è andato in viaggio e ciao. Non lo faresti tu, Aurora? No, ci vuole tanto coraggio, ci vuole tanto coraggio. Tanto. Ma infatti tutti vorremmo, sì, ma lui l'ha fatto. Bella mia, la differenza tra noi e lui, hai capito? Anche se io dove vado. Però lui, meraviglioso, è così?
Ma è andata proprio così o l'ho romanzata? No, in virtù dei fatti alla fine è andata così. Però è stata dettata da una serie di accadimenti, diciamo, che si sono andati a sommare e poi alla fine mi hanno fatto sbroccare fondamentalmente. Certo, anche perché tu eri direttore di un centro commerciale. Sì, sì, direttore di centro commerciale con passato di comunicazione, poi un po' di marketing, un po' di copywriter e quant'altro. Poi alla fine ho capito che comunque la decisione giusta era quella di cambiare vita. Quindi è stato un viaggio, sì, sicuramente importante, però era tutto dettato dal voler mettersi in discussione e insomma voler approcciare una vita diversa e tirare fuori anche un po' uno quello che deve nascondere dietro una maschera, certo, da direttore. Certo. Non rientra tanto col discorso delle favole, però qualcosina, no, però ci sta. Sicuramente non avevi moglie e figli, no. Se no eri un pazzo criminale. Decisamente. No. E la tua famiglia però che cosa ha detto di questa L'ha presa follia? Bene, mi hanno detto bene. Che dovevo andare dallo psicologo. Ecco. E poi lì mi è stato affibbiato quello che poi è rimasto il mio nomignolo di viaggio, praticamente, che è spostato. L'ho spostato in viaggio. E quindi quello poi mi è rimasto e l'ho portato avanti. Però Tu ci hai messo un anno a organizzare il viaggio no, dell'addio alla vita precedente. Sì. Sì, un anno in cui comunque mi sono dovuto raffrontare con una serie di tematiche tutte nuove, quindi documenti, vaccini, più che altro richiesta di informazioni per quanto riguardava l'itinerario, spedizione della moto, tutta una serie di tematiche che comunque... Perché tu ti sei mosso in moto? Sì. Ma sempre la stessa? Certo. Per 5 anni? Sai dove è andato? In Australia. Mica fatti il viaggetto, vado in Spagna, la moto sopra la nave, sei stato là, bello là, prenderti il sole. No, no, alla fine, allora, il viaggio ha subito molte variazioni perché comunque essendo un viaggio ne ha bisogno. Però, 6 mesi ci hai impiegato? 7 e mezzo. Oh. 7 e mezzo, ha fatto 7 e mezzo. Infatti, ha portato bene. 7 e mezzo, 7 mesi e mezzo per arrivare in Austria, ma tu ti rendi? Per arrivare a Kuala Lumpur e poi abbiamo... No, no, ma va benissimo, cioè, bravo, noi proprio... bravissimo, ma noi come donne non lo faremo mai. Non lo faremo mai, ma no, ma tu perché vai? Siamo troppo sul pezzo? No? A parte dopo 2 ore di moto a me la cervicale dove vai? Ma io ho incontrato un sacco di viaggiatrici donne, logicamente, che dovevano fare un po' più attenzione rispetto all'uomo, però zaino e spalla o comunque anche in auto, con la motocicletta, in bicicletta tantissime. E che viaggiavano spesso da sole. Diranno i detrattori, vabbè, è ricco e se l'è potuto permettere. Quello no, ma diciamo che tutti i risparmi che avevo da parte, ho venduto la macchina, ho venduto tutto quello che ritenevo... Beh, un po' spostatello, come diceva mamma. Bravo, bravo. Un po' spostatello bisogna esserlo, perché sennò come si fanno queste avventure? Però se hai una grande motivazione, poi alla fine è quello che conta. E infatti sono contento che l'ho avuta, mi ha portato avanti poi anche negli anni a seguire, quando ho deciso di lasciare l'Australia, dove comunque ho lavorato tanto per mettere da parte quello che mi è servito per ripartire. Sì. E quindi diciamo che sì. E da quell'avventura poi è nato il libro? Cos'era? L'ho spostato in viaggio? L'ho spostato su 2 ruote. L'ho spostato su 2 ruote, sì. Scusami. Niente, comunque il senso è quello, l'ho spostato, eccolo qui, su 2 ruote, uno spostato su 2 ruote, sì. E tu vendendo questo libro... Insomma, con i soldi cercavi di continuare. Ma questo comunque tanti lavoretti manuali, perché poi alla fine ho notato che anche andando in un paese dove non si sa la lingua, uno si rimbocca le maniche e qualcosa da fare. Ma noi siamo italiani, a gesti, signori miei, come comunica il corpo. Ma io scusate, io non ho capito come sei arrivato in Australia. No, ma serio, cioè non era un altro viaggio. Sono arrivato fino a Kuala Lumpur, tutto via terra, facendo l'Europa dell'Est, il Medio Oriente, sono passato per l'India, poi il sud-est asiatico e alla fine... Dove... Lo stai dicendo come se ho mangiato... prima, ma piccola, 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 proprio piccola, non lo riesco neanche a seguire proprio sull'Atlante, noi capito? Di geografia siamo proprio ferratissimi, vero? Lo sai, vabbè, io l'importante era seguire l'alba. Senti caro, e poi dall'Australia come se nulla fosse te ne sei andato in Sud America. Sì, perché lì l'opzione era o ritorno a casa, però poi alla fine mi ritroverai con le stesse motivazioni che mi hanno... 2 anni sei stato in Australia? 2 anni, sì. Allora, siccome io so che l'Australia non scherza su sta roba, cioè o lavori o te ne vai dopo un quarto d'ora, anzi non entri proprio... Non entri dipende proprio. Dipende dal tipo di visto, sì. Però sono molto più selettivi rispetto a noi. Hai lavorato lacrimente. Quello, allora, non è solo la farm che serve per rinnovare il visto. Okay. Ci sono vari lavori, ma è quello più richiesto, insomma, c'è più offerta di lavoro, allora tante persone vanno a fare quello. Però sì, ci sono dei lavori che devi fare per un tot di tempo in alcune aree geografiche che il governo vuole, perché sennò sarebbero tutti nelle grandi città. Mm. Invece loro vogliono che forza giovane vada nelle zone più remote dell'Australia. Più bello sotto un certo punto di vista, come esperienza sì, però quando hai centinaia di chilometri di nulla, di canguri morti e di insomma ma non hai avuto terra paura. Rossa.
Onestamente io ho avuto paura la prima sera quando sono partito, lì proprio mi sono fatto un bel bagno di terrore, diciamo, però è stato comunque uno sfogo di tensione dopo l'anno di preparazione. Però poi dal secondo giorno in poi, quando ho visto che comunque ovunque avessi avuto bisogno di qualcosa c'era qualcuno ad aiutarmi, a darmi una mano, o comunque andava bene o male, sempre tutto per il verso giusto, approcciandosi nella maniera giusta, alla fine. Quindi hai incontrato tante persone accoglienti, disponibili. Sì, sì, centinaia se non migliaia proprio. Ma perché alla fine a me hanno ospitato quasi dappertutto. Vedi, Aurora, il mondo bella. Lì fuori. Non no, è cattivo come lo descrivi no, tu. No, le favole tue erano tutte brutte, dovevo rimanere a casa, che se uscivo ci stavano le tempeste. Mi stai descrivendo di veramente come proprio. Gli amici, due, tre di più, no, cioè tutte queste ansie. Ma i ragni sono grandi in Australia. Basta. Ma guarda che domande, ma io non lo so. Ma abbassa il livello culturale del programma, che è una bellezza. Però si fa l'amicizia, guarda. Che cosa? Sì, sì, è vero. E tutti ma tu dormivi all'addiaccio così, ma non penso che avevi allora, soldi per un ostello a sera. No, assolutamente. Anzi, io sinceramente il posto dove forse in maniera più sicura mi sono sentito per piantare la tenda è stato proprio in Australia, perché basta tenere semplicemente il cibo lontano dalla moto, insomma, dalla tenda. E si dorme proprio felice, quindi sensazione di libertà assoluta proprio. Ma ti posso fare una domanda? Anche vai, vai, certo. Giulia. Se fosse una fiaba, quale sarebbe? Ecco. Potrebbe Qualcosa con il cavaliere errante che va a cercare qualcosa in giro. Ti sei ritrovato poi? Sì, ci ho messo, non è bastata l'Australia, poi ci è voluto, insomma, secondo me il Sud America è quello che mi ha identificato alla fine, perché comunque la cultura australiana l'ho sofferta un po' perché è molto diversa dalla nostra, e cercavo proprio la latinità, quello che poi ho trovato tantissimo in Argentina e in Brasile, molto, anche in Colombia, però forse sì, gli argentini e i brasiliani li ho visti. Beh, più argentini, sono italiani, sì, di casa praticamente, quindi mi sono sentito veramente Vamos. Ben voluto là. E insomma, ti sei fatto sta bella scarpinata. Bel giretto. E poi, insomma, anche Europa centrale. Sì. E poi sei tornato a casa. E poi sono tornato a casa e lì sono partiti i veri problemi. Perché lì dovevo capire che cosa faccio adesso da grande. Quanti anni sei stato fuori? Sei anni. Mamma mia, ormai ti davano, non per spostato, proprio Andato proprio. Aspetta, non mi ci arrivare subito a ripartire. Oddio. Stiamo qui e ora. Dimmi, ma tu dici, guarda, uno no, sta lì le ore, studia, prepara le interviste, ha una scaletta. E lei pure tu, guarda, dichiaralo davanti alle telecamere. Oddio. Non posso, c'ho due cani piccoli. Te li porti No, non esiste proprio. Senti, caro, scusa, mi fai parlare? No, perché avrei soltanto tre minutini ancora da dedicargli e vorrei farlo. Senti, quindi dopo sei tornata a casa, sono iniziati dei problemi perché ti sei chiesto adesso cosa faccio, adesso perché non eri intenzionato a ripartire. No, non ero intenzionato, anzi, sentivo che quella fase di viaggio era finita. Era finita. E dovevo trovare qualcos'altro da fare. Ma di dove sei tu? Che casa sei tornato? Qual è casa tu? Dove abiti? Scusa, no. Nato nella regione che non esiste, vivo a Pescara adesso. Nato nella regione che non esiste? Cioè, qua dietro sei? Il Molise. Esistissima. Ma stai scherzando? Siamo amatissimi in Molise, ci seguono, li saluto sempre e comunque. Proprio perché non esiste, ci seguono, capite? Seguono tutti quelli che non esistono. Chiudo. Quando parla lei, Danilo, in regia, grazie. Puoi anche abbassare, non è che si fa una lira di danno. Ma Massimiliano, quindi alla fine sei diventato, lo vuoi dire tu? Chi sei oggi? Chi è oggi Massimiliano Perrella? Adesso quello che faccio è l'operatore olistico, con è un termine un po' abusato, diciamo. Adesso quello che faccio è cercare di aiutare le persone a ritrovare se stesse, a ricentrarsi, a crescere emozionalmente e a ribilanciare tutta una serie di cose, perché nel campo, insomma, di questo benessere a tema orientale, noi lavoriamo su tutti i settori, quindi sia sul fisico, che di solito, certo, insomma, che è quello psiche. Che ma soprattutto sulla psiche, ma poi anche tanto sulle emozioni. Quindi che cosa bella, quindi sei anche un coach emozionale, come dicevamo prima. Anche quello. Senti, prima di salutarci, come dire, ce lo dai un consiglio, una tecnica per stare meglio, a parte fare a meno della presenza di Aurelio, ma quella ormai fino a maggio ci tocca, ma un consiglio tecnico? Consiglio tecnico è quello di essere presenti in quello che si fa. Molto spesso noi siamo distratti dal rumore, il cellulare, la musica, quando insomma camminiamo, la televisione quando mangiamo. Spegnere un attimo questo rumore di fondo e centrarci no, su spegnere quello la televisione magari no, ecco, questo non ce lo dire perché a pranzo si può spegnere anche perché cena, noi stiamo per salutarci, ma ci sono i problemi.
fammi dire Teotto che continua, non lasciatela accesa. Detto questo, spegnete tutto il resto, lavatrice, tutti gli elettrodomestici. Meno cellulare, dai. Si scherza comunque, siamo assolutamente tutti d'accordo, perché dobbiamo ritrovare noi stessi, ricentrarci, trovare il baricentro, questi famosi meravigliosi discorsi che però portano davvero lontano. Io ti ho chiesto questo consiglio perché c'è anche un altro tuo libro che mi sento di consigliare, che è Viaggiando si impara, il giro del mondo in 50 consigli, e quindi mi è venuto spontaneo. Adesso il viaggio non è continuato, non riprenderà, non c'è nel tuo futuro? Sto aspettando la nuova motivazione per ripartire, perché ho rimesso le ruote fuori dall'Europa, è stata un'esperienza bellissima andare alle porte dell'Africa, in Marocco, però sicuramente sento che manca ancora qualcosa per poter dire ok, mollo le credo tende. Io una motivazione, andare più lontano possibile da... A me spingerebbe, ma lo so, anche in Giappone. Però se vai in Antartide posso venire? E coi cani? No. Non esiste. No, troppo tempo. Non si può fare. Grazie a Dio, sapete cosa ci salverà? Non l'amore, come diceva Lucio Dalla, ma la sigla, perché pubblicità. Stiamo per lanciarla. Siamo ai saluti e ai ringraziamenti. E allora io ringrazio. Vabbè, Aurora, mi tocca ringraziarla nella scaletta. Grazie Auridibi, grazie mille. Massimiliano Perrella, grazie Giulia Di Giampaolo, grazie Alfredo Scogna, grazie Giovanni Vernia e grazie a questa meravigliosa squadra che ci accompagna in questa stagione: Valeria Di Berardino, aiuto produzione, grazie a Danilo Cinquino alla regia, Alberto Capo, Francesco Berardinelli, grazie a voi che siete dietro le telecamere, Andrea Di Fabio che vi coordina, grazie a Cristina Donatelli al trucco, Albano Paolinelli per la scenografia, Maria Gemma Colasante per tutto il rosso che c'è. Io vi do appuntamento a martedì prossimo, grazie per essere stati con noi. Ciao!